Bentornati a un nuovo appuntamento di SS Arezzo TV. Buonasera, ciao. Beppe Marconi. Ciao Fabio. Non mi dica che ti scappa proprio adesso. Ci volevo andare. No. Al bagno. Proprio ora. Come proprio ora? Quando ti scappa ci vai, non proprio ora. Va al bagno, che ti dico? Ci ho provato, ma purtroppo niente da fare. Questo è il bagno qui. No, da parte scherzi, parte scherzi. Bagno, perché famoso? No, ci siamo già stati per vedere che c'era stato qualche problema. Allora io ti dico, sono stato qui la domenica prima di Natale. Sì. Qui dove però? Dove siamo? Qui siamo a Corso Italia. Corso Italia. Davanti alla biblioteca. Ti scappava forte? No, ero due ore qui con una macchina che aspettavo una sposa. Dico, ma tu aspettavi una sposa? No, era sabato. Era pieno di strapieno, sabato e domeniche prima di Natale è stato strapieno, specialmente qui con mercatini tirolesi natalizi. E dico, ero lì in cima con la macchina, mi sono affacciato, ho visto la porta aperta, luce accesa, dico, ma i bagni sono aperti, rimane un attimo il bagno. Andiamo. Sono venuto qui, porta aperta, luce accesa, bagni chiusi. E ora invece, tutto chiuso. Ora è chiusa anche la porta d'entrata, come potete vedere, non si apre. Servizio alla città. Quindi, Arezzo e i bagni, è proprio due strade che non si incontrano mai. No, è un tabù, per davvero, guarda, veramente, non soltanto chi, ma visto quante volte siamo stati in tanti posti e purtroppo sono sempre chiusi. Poi proprio in queste, ci sono ancora ovviamente le... ci sono turisti le attrazioni natalizie, vediamo turisti che fanno le foto, eccetera, eccetera, e però il servizio essenziale, il bagno, non c'è. Chiuso. Non so... Sicuramente è un costo che l'amministrazione non ce la fa sostenere, perché questi andrebbero affidati a delle cooperative. Però una cooperativa così, con così pochi bagni Arezzo non vive, e quindi di conseguenza non trovano uno che possa. Bisognerebbe costruire insomma, realizzare dei bagni e poi darli in gestione. Bisogna realizzare i bagni come c'è bisogno in questa città, e poi darli in gestione a una cooperativa che gestisce poi la pulizia e l'utilizzo del bagno stesso, perché se li lascia se stessi spaccano tutto. Infatti c'eravamo stati che era tutto sporco, poi c'è stato un periodo che erano puliti, tenuti bene, e perché c'era una cooperativa che li gestiva. Poi dopo la cooperativa logicamente non ce la faceva con quello che introitava, e quindi è cessato il servizio, perché poi sa, te vai nelle grandi città di turismo, tu i bagni li trovi, paghi 50 centesimi, anche un euro molte volte. Se vai poi in Germania, senza fare nome d'estate, paghi anche 2 euro. Però non bisogna andare al bar a prendere un caffè, scusa. Ma servizi pubblici in altri posti non li fanno. Però ti dico io, paghi 50 centesimi, però trovi il bagno come si deve, fa fantasca. Pazienza, no? Invece qui trovi sempre come i bagni chiusi, quindi niente. Questa città deve mettersi in testa che se vuole avere la vocazione turistica, e come sta iniziando ad avere per fortuna, deve dare anche dei servizi, e questo è un servizio essenziale. Perché non vorrei che un turista torni a casa e dice, oh, sono stato a Arezzo, non c'era manco un bagno. E me la sono fatta addosso. Cioè rimarrà per la vita col trauma di essere se l'ha fatta addosso. Ogni volta che penserà a Arezzo, che se l'è fatta addosso. Che non c'era il bagno. Esatto. Questo non va bene, dai. Io penso che... Ma poi vogliamo mettere un cartello, cioè quindi non si capisce neanche con bagno, tra l'altro. No, no. Metti no, un cartello, metti cosa hai scritto? No, è attivo, dico. È attivo? Sì, è attivo. È chiuso, ma è attivo. Dico, potrebbero scriverci, ci scusiamo, è chiuso, esatto. Riaprirà, non si sa niente. Chiuso per manutenzione. È una porta chiusa e basta. Vabbè, insomma, ci auguriamo che cercheremo anche di capire come mai è stato chiuso questo bagno e se il comune intende riaprirlo. Ma no? Sicuramente le problematiche ci sono, perché se lo apri e lo lasci incostituito per giorni senza nessuno, poi logicamente lo trovi come lo trovi, perché purtroppo c'è gente civile, ma c'è gente anche incivile, c'è gente che si diverte anche a spaccare, è vero. Però logicamente se ci fosse il minimo di sorveglianza e il minimo di pulizia... Ti ricordo quelli che sono lì... Dietro alle poste centrali, ti ricordi? Accanto al palazzo delle Ragionerie. Chiusi, esatto. Questi di Piazza Grande. Lì addirittura c'erano anche le docce, chiusi. Quelli di Piazza Grande che avevamo stati, ti ricordi? Sempre chiusi. Quelli dell'Eden, sempre chiusi. A volte chiusi, a volte no, non ci siamo tornati. Insomma, no, la situazione è quella che è. Qui che c'è qui dietro? Sì, è mezzo aperto. Va bene, e in via della Torre Rossa siamo? Anche se siamo nel corso, in alto corso, però esattamente via della Torre Rossa. Palazzo Praticini, forse meglio di più. Ecco, e vediamo un po' di capire questo bagno che fine farà. Ciao. Ciao.